Partiamo da un modo di dire italiano: inutile piangere sul latte versato. Cioè, dopo che è successo qualcosa, è inutile che si piange, è successo. Coniughiamo il verbo piangere, l'infinito, e piangere. Perché? Perché finisce in ere, seconda coniugazione. Coniughiamolo al presente indicativo: io piango. E ieri? Ieri si usa il passato prossimo, sempre due parti. La prima è il verbo avere al presente indicativo, ho. E la seconda è il participio passato del verbo piangere, che è pianto. Tutto insieme, ho pianto. Alla prossima.